Le protagoniste di questo incontro sono due scrittrici straordinarie, Fabrizia Ramondino e Agota Christoph. Sono straordinarie per quello che hanno scritto, per come l'hanno fatto, per il tipo di storia personale che hanno avuto e per come questa storia poi l'hanno raccontata attraverso la finzione. È un incontro che, stando sul nostro tema, legami di generazione, si lega un po' a un incontro che abbiamo fatto 2 anni fa, in cui gli scrittori raccontati erano Janet Frame e Cesare Pavese. Stasera Agota Christoph e Fabrizia Ramondino ci saranno raccontate da Anna Toscano, poeta, il suo ultimo fotografa, il suo ultimo libro è A Buffet con la morte, e Antonella Cilento, scrittrice, ideatrice e fondatrice della la Linea Scritta, la più antica scuola di scrittura in Italia, credo che abbia adesso 26 anni, non più 25, e io lascio a loro la parola e vi auguro buon divertimento, buon pomeriggio. Buonasera, sono molto contenta di essere qui con voi, grazie ad Anna Pom, a Gianni Montieri, Anna Toscano, al Festival dei Matti per questo invito. Stasera proviamo a mettere in connessione, in collegamento, due grandi scrittrici, due grandi personaggi che non sono state soltanto delle scrittrici ma anche proprio delle persone di impegno, di attività. Faccio cominciare ad Anna con Agota Christoph. Agota Christoph scrive la trilogia della città di Kappa. La trilogia della città di Kappa esce in 3 romanzi in differenti tempi e poi viene riunita insieme da Einaudi. Più o meno l'abbiamo letto tutti, è stato un libro molto di moda un po' di anni fa. Nella trilogia di Kappa, della città di Kappa, si apre con la prima storia che era uscita nell'86 scritta, Il grande quaderno, e parla di 2 gemelli abbandonati dalla madre, lasciati dalla madre a casa della nonna durante la guerra, affinché non sentano, non vivano le asprezze della guerra. In realtà vivranno benissimo nella loro pelle le asprezze della vita. In tutto la prima parte i 2 figli non hanno nome, i 2 gemelli non hanno nome, verranno chiamati figli di Cagna. E sono 2 gemelli che vivono questa avventura in maniera unica fino alla loro separazione. In questo primo quaderno, in questo primo libro, è un noi che parla, è sempre un noi, non ci sono voci distinte dei 2. Nel secondo, La prova, uscito invece nell'88, si dividono ed è Lucas che rimane solo. Inizia con Lucas che rimane, torna a casa della nonna, e Klaus. Adesso hanno un nome, è partito. Questo secondo romanzo è in terza persona. L'ultimo, che è La grande menzogna, ma ha un senso, la terza menzogna, questo titolo, proprio con la parola menzogna, racconta del ritorno, è in prima persona, è un io che parla, ed è Klaus che racconta il ritorno di Lucas. Cosa succede? Succede che i 2 protagonisti sono gli stessi in tutto il romanzo, i personaggi sono più o meno gli stessi, la madre, la nonna, altre persone, l'ambientazione è la stessa, ma le storie sono completamente diverse. Ognuno racconta la propria storia, ognuno racconta la propria verità. Il lettore durante tutto il romanzo si domanda, ma questa è la stessa storia da un altro punto di vista, è un'altra storia? Perché Agota Christoph sfida la logica, sfida la tenuta del lettore, un lettore che forse oggi è abituato un po' troppo ad averla facile, ad avere delle storie semplici da non mettere mai in connessione. A Agota di tutto questo non interessa, quello che le interessa è sfidare il lettore. Ci si domanda quale sia la storia vera, ma non è possibile sapere quale sia la storia vera, cioè è possibile, perché in un'autobiografia, in un'intervista lei lo ha detto, ma non è importante. Dato che il Festival dei Matti vive con i legami, facciamo un legame con Larson questa mattina, che diceva che gli scrittori devono scrivere cose possibili. E Agota ha raccontato le storie possibili
di questi personaggi. Nessuno mente, nessuno dei due gemelli mente raccontando una storia completamente diversa una dall'altro, e nessuno mente raccontando insieme una storia ancora diversa. Ma la loro è sopravvivenza, la sopravvivenza di chi deve ricostruirsi un'identità nuova, perché è una situazione nuova, è una città nuova, e si trova in tasca dei pezzi del passato, dei pezzi della propria vita, ma deve ricostruire qualcosa. Questa ricostruzione, questa tendenza a cancellare la memoria reale per crearne una possibile, è quella dei rifugiati, come vuota Christoph, che con la memoria fantasiosa si creano una nuova identità. Agota ha fatto lo stesso, a 21 anni ha lasciato l'Ungheria con un bambino di 11 mesi al collo e il marito per attraversare la frontiera a piedi e chiedere lo status di rifugiata in Svizzera. Dunque ha lasciato affetti, la lingua madre di cui parleremo, le cose, gli oggetti, le persone, per ricrearsi nuova, in una società nuova, dove lei non sapeva assolutamente una parola. Quello che racconta la trilogia di Kappa e tutta la vicenda di scrittura di Agota Christoph è la questione di crearsi una biografia. E questo è quanto mai attuale, anche perché crearsi una biografia crea dei legami di generazione che si inventano. Chi era la madre di Agota? Chi era la madre dei gemelli? Perché vengono presentate diverse madri. Qual è la biografia? Alla fine la biografia è quella che ognuno si sceglie. È un momento molto difficile in cui bisogna essere qualcuno e non si può essere se stessi. Pensando a questo romanzo e alle biografie che questi autori si costruiscono, questi personaggi, soprattutto quella di Agota Christoph, mi è venuta in mente una poesia di Josefina Dolbegovic. Anche lei, emigrata, scappata, rifugiata dopo le guerre, i saccheggi, gli stupri, in tutta quella che era l'Europa dell'Est. E nel 2003 scrive a Zagabria una bellissima poesia. Ricordiamoci il 2003, che più o meno è contemporanea all'autobiografia di Agota Christoph, che è del 2004, per cui siamo in un periodo in cui le donne che hanno subito la guerra, subito la partenza, subito la frantumazione dell'essere, della biografia, e a cui è stato imposto di rinascere, stanno riflettendo nello stesso tempo, nello stesso momento. Josefina Zagabria, Agota Christoph in Svizzera dove è rifugiata, possiamo metterci Maria Lamer anche in Svizzera e in Italia. E questa poesia di Josefina Dolbegovic, con cui vorrei iniziare, si intitola Contributi per nuove biografie, e penso che sia quella che riassuma più di ogni altro la vita di Agota, che lei stessa comunque ha scritto poesie, ma le vediamo dopo. La poesia dice: l'oblio è buono, ha fatto quel che ha fatto, ha cancellato, ha creato lo spazio per il nuovo, ma il nuovo non attecchisce. La mente lo rigetta come fosse un organo estraneo. L'oblio ha creato un buco nero dal quale ogni tanto fuoriesce qualche scena scura. Per esempio, facciamo la fila per i documenti, noi che abbiamo, dobbiamo avere nuove biografie. Per ore in fila un milione di noi tutti uguali, da Ovidio a Broschi, per non chiamare ciascuno per nome. Teniamo borse, cappotti, certificati, carte che nulla dicono di noi. Diamo marche da bollo a quelli che si trovano dall'altra parte dello sportello. Come se fossimo nati appena adesso, dobbiamo iscriverci all'anagrafe. Fare un qualche certificato che lo attesti, dichiarare un indirizzo inesistente, portare pagelle, diplomi, attestati ed esami superati in scuole e università bruciate o molto lontane, e consegnare. Nel frattempo, crescere di nuovo dentro di sé, imparare a camminare per città straniere, smettere di fuggire, correre, voltarsi indietro. Dobbiamo accordare con precisione i nostri passi a quelli altrui, vincere la vertigine, orientarci nello spazio, imparare a parlare in lingue straniere di giorno, di notte piangere esclusivamente nella propria lingua.
Cosa sappiamo fare, ci chiedono di solito, quando osiamo cercare un lavoro. A questa domanda ogni persona onesta risponde. Noi non siamo sicuri di ciò che sappiamo, il che corrisponde perfettamente alla verità. Sappiamo scrivere, ci arriva l'idea salvifica. Scrivere, sì, però che cosa? Tra l'altro diciamo anche poesie. Ma per favore, chi pensate di sfottere? Fa un cenno con la mano quello dall'altro lato del tavolo e a voce alta chiama, avanti il prossimo. Avvocato Christopher va in Svizzera, chiede come rifugiata e per 7 lunghi anni non parla. Deve imparare il francese, lei che già scriveva in ungherese, la sua lingua madre e la sua scrittura. E per 7 anni lavora in una fabbrica dove fanno orologi. E per 7 anni farà lo stesso buco nello stesso coso di plastica per gli orologi, attendendo che la vita svolti. Pensando alle connessioni che stasera ci tengono insieme, una prima cosa da dire è che sono non pochi gli scrittori e le scrittrici che si trovano a cambiare lingua e a scrivere in un'altra lingua all'improvviso per diverse ragioni. Alcuni sicuramente li conoscete, da Conrad, da Nabokov, che imparano a scrivere in un modo completamente diverso. Ma naturalmente oltre ad Agota Christoph ci sono altri ungheresi fuoriusciti, per esempio Stephen Wittgenstein, L'elogio delle donne mature, uno dei suoi titoli famosi, a un certo punto dice: sono arrivato a New York e su un grattacielo di Manhattan mi guardo intorno, o mi butto giù o imparo l'inglese, o imparo a scrivere in un'altra lingua oppure sarò morto. Diventa famosissimo con i primi libri che riesce finalmente a scrivere in inglese. E la domanda adesso è: scrivere in altre lingue anche quando si scrive nella propria significa praticare un nomadismo costante? Non so quanti di voi conoscano o abbiano letto Fabrizia Ramondino, che è probabilmente in Italia una in assoluto delle voci più autorevoli del nostro secondo Novecento. Però già stasera, ce lo dicevamo, portando i libri da raccontare, per raccontare la sua storia, ci siamo trovati di fronte al dato di fatto che tanti di questi libri non sono più in circolazione, non sono più in commercio. Per me si tratta di un legame di generazione particolare, perché lei nel 1998 è già, come dire, piuttosto grande d'età, lei è scomparsa nel mare di Itri nel 2008, il giorno in cui è uscito l'ultimo suo libro, che non è la formula con cui si dice l'ultimo libro dell'autore, era proprio l'ultimo, è annegata nel mare che amava. E nel 98 lei scrive un articolo dove dice: basta, mi sono stufata, lo scrive sui libri dei libri del mese, io non sono una scrittrice napoletana. Perché la sua identità, come per chiunque di noi scriva da Napoli e anche di Napoli, passava automaticamente davanti alla città. Era il primo anno in cui scrivevo per i giornali e il primo articolo che io ho scritto per il Corriere del Mezzogiorno aveva a che fare con questa sua dichiarazione e cominciò da lì un'idea che è andata avanti per tutta quanta la mia vita, cioè mettere a confronto gli scrittori napoletani con i grandi scrittori europei, laddove spesso gli scrittori napoletani sono grandi scrittori europei. La storia di Fabrizia è in realtà una storia che parte da lontano e che parte dalla politica, ma prima ancora di approdare alla politica ha a che fare con il nomadismo, con l'essere in qualche modo appartenenti a tante terre e a tante lingue, in modo differente da quello di Agota Christoph, però anche in maniera estremamente vicina, con grandi analogie. Lei è figlia di una famiglia di diplomatici, di conseguenza il suo destino è quello di spostarsi con il padre e con la madre in tanti diversi paesi e anche di saper parlare tante diverse lingue. Pratica il tedesco come seconda lingua a tutti gli effetti, scrive in tedesco, abiterà in Germania per molti anni. Sua figlia diventerà una famosa ballerina di Pina Bausch e quindi in qualche modo il suo destino resterà legato a un nord lontano con cui per sempre dialogherà, ma vive degli anni anche a Palma de Mallorca, vive in Spagna, vive in Francia, si sposta costantemente e a un certo punto della sua vita
torna a Napoli. Torna a Napoli con una coincidenza che ha a che fare con i nostri legami. La madre si è ammalata, la madre sta morendo e intorno alla figura della madre, intorno alla sua famiglia, si costruirà gran parte del suo immaginario letterario. Quando però torna una prima volta, siamo intorno al 1968, lei diventa una giornalista molto nota, un impegno politico evidente, praticato con forza, è una delle donne che dialoga più da vicino con Goffredo Fofi, ma insomma ha davvero un profilo politico di impegno su Napoli e non soltanto di grande rilievo. Fonda, tra le altre cose, l'associazione Risveglio Napoli, in uno di quei momenti, ogni tanto ciclicamente ritornano, in cui Napoli sembra volersi a tutti i costi riprendere, la coincidenza col 68 naturalmente ha un grande peso. Fonda anche un primo nucleo di quella che sarà la mensa bambini proletari, cioè una mensa destinata gratuita a tutti i bambini del centro storico napoletano, costruendo una linea che a Napoli non si è mai interrotta e che riguarda quasi sempre le donne che scrivono, perché Matilde Serao, molto tempo prima, a dire il problema di Napoli, il problema del sud, non si risolverà fin quando non si comincerà a lavorare sui bambini. E lo ripete a distanza di tempo Anna Maria Ortese, l'altro grande modello naturalmente non solo di tutti noi che scriviamo subito dopo di lei, ma naturalmente il grande modello anche di Fabrizia Ramondino, il fantasma che abita le sue scritture. E anche Anna Maria Ortese si occuperà per tutta la vita, se non in impegno diretto però con la sua scrittura in forma potente, delle piccole persone, come si intitola un suo libro, dove racconta di animali, di bambini, di tutti coloro che sono in qualche modo periferici. Dunque l'impegno per i bambini, l'impegno per la città diventa una materia prima che continua a riverberare nei suoi libri, ma fino al 1980, e quindi è già una donna piuttosto grande d'età, lei non scrive niente di narrativa, abita un tempo in cui in qualche modo è quasi una vergogna scrivere di narrativa, una specie di lusso, qualcosa di aristocratico e di vagamente elitario, oggi si direbbe, no? E questa cosa invece lei la sente come una grande necessità. E il primo libro con cui esce allo scoperto e dice al mondo va bene, sono una donna, ma sono anche una scrittrice, è Antenopis. Qui vedete la vecchia edizione, e fra le sue opere l'unica che di recente finalmente Einaudi ha ristampato. Antenopis ha un titolo piuttosto misterioso, che ha a che fare con il tedesco, è la traslitterazione di occhio di vecchia, detto in tedesco, il modo in cui i soldati tedeschi durante la guerra chiamavano appunto Napoli, la Napoli che avevano occupata. In Antenopis Fabrizia Ramondino fa un'operazione veramente straordinaria da un punto di vista letterario. Certo, racconta la sua famiglia, racconta sua madre, sua nonna, le sue zie, i suoi zii, tutti quanti i parenti, tutti quanti i bambini, i ragazzi e per lo più le bambine e le ragazze che lei ha incontrato nel corso della sua giovinezza e della sua infanzia. Sceglie però di non nominare i luoghi nella maniera tradizionale. Antenopis e Napoli, ma altri posti da Castellammare a Itri prendono nomi di immaginazione, nomi di fantasia. I nomi dei luoghi sono fantastici, segno appunto di un eterno nomadismo, mentre le cose, gli oggetti e le persone sono assolutamente realistici. E la cosa straordinaria di questo libro è che non è diviso in una storia, in una trama articolata, ma ogni sezione corrisponde a un parente e gli ultimi capitoli corrispondono a delle stanze. Sono le stanze della casa della madre che sta morendo, dove lei è costretta a tornare dopo essere fuggita in paesi lontani, sperando in qualche modo di costruire una sua autonomia. Nel salotto, nella camera da letto, nel bagno di sua madre, lei continua a ricostruire pezzi di storia. E dentro questo romanzo, laddove la trama e le storie e la densità delle emozioni e dei legami non riescono a entrare nella misura del capitolo, le note al testo, le note che scorrono sotto le pagine, sono note in cui si sviluppa una seconda trama, un secondo movimento. A un certo punto, nella prima nota che apre questo libro, c'è scritta una cosa illuminante che parla anche delle letture di Fabrizia Ramondino, traduttrice per sé, in proprio, fra gli altri, di Proust. Scrive così, nella nota numero 1, «Le visioni che sono verità rivelate, come le ossessioni che sono verità non ancora rivelate,
non si possono dimenticare, né però spiegare. Agota nella L'analfabeta e il suo racconto autobiografico scrive, dice: sì, in quel periodo piango tutte le sere per tristezza, piango tutte le sere per mesi interi o per anni, piango tanto che in seguito non riuscirò mai più a piangere, quasi mai più, come se avessi già pianto abbastanza per il resto della mia vita. Piango la perdita. Come scrive Camus, si scrive per colmare un distacco, per recuperare una perdita. E qui siamo negli anni Ottanta, come Fabrizio Ramondino. Negli anni Ottanta a Gotha sono già molti anni che è in Svizzera, nella Svizzera francese, ma non possiede la lingua. Vuole scrivere e vuole recuperare quella perdita, quel distacco tra sé e sé che deve ricostruire. E dunque inizia a scrivere la trilogia della città di Capo, ma non ha la lingua. Sta imparando la lingua, la iscrivono a un corso di francese, la mettono a un livello base, poi parlerà col professore e il maestro dice: ma lei parla benissimo, sì, ma io non leggo e non scrivo, sono analfabeta in questo paese. E in questo analfabeta lei indica non soltanto non poter leggere e scrivere possedendo la lingua da scrittrice, ma anche non riuscire a decodificare una città, un paese dove si è trovata a vivere da anni e non riesce a interagire con il mondo. Le dirà per anni: io ho fatto l'operaia in fabbrica per 8 ore, poi andavo a casa a lavorare, a lavare i pavimenti e a cambiare i bambini. Deve recuperare la lingua, da dove partire per scrivere questa trilogia che evidentemente deve esplodere sulla carta. Lei guarda i temi di suo figlio che ha 10 anni, come i bambini scrivono, perché deve scrivere di una storia di ragazzi. E questo osservare la scrittura del figlio diventerà in assoluto la sua scrittura in tutte le sue opere successive. La prima parte, che noi, i gemelli che parlano insieme, descrivono esattamente questo. Scriveremo: noi mangiamo molte noci e non amiamo le noci, perché il verbo amare non è un verbo sicuro. Manca di precisione e di obiettività. Amare le noci e amare nostra madre non può voler dire la stessa cosa. La prima formula designa un gusto gradevole in bocca e la seconda un sentimento. Le parole che definiscono i sentimenti sono molto vaghe. È meglio evitare il loro impiego e attenersi alla descrizione degli oggetti, degli esseri umani e di se stessi, vale a dire la trascrizione fedele dei fatti. Dunque tutto quello che è sentimento è bandito dalla scrittura di Agota, perché quello che è sentimento sono i pezzi di biografia che lei si trova nelle tasche, e a questo lei non vuole arrivare. Ciò che deve puntare alla sua scrittura sono i fatti. Però la cosa veramente bella è questa parola, la descrizione fedele dei fatti. Ma come abbiamo detto e abbiamo visto in questo libro, i fatti non hanno una veridicità uno con l'altro, non sono comprovati. E questa scrittura così secca, così dura, senza aggettivi e solo con fatti, in un romanzo che è uno dei romanzi di ricostruzione di una vita da rifugiata più duri che esistano nella letteratura italiana di questi ultimi anni, devo dire parlando con La bambina di Mariella Mer, la durezza, la ferocia, la descrizione del dolore in quanto tale in queste due scrittrici, non credo che ci sia un paragone con altri, viene fatto per raccontare i fatti, per non strabordare. Infatti lei dice una cosa bellissima. Lei sostiene nelle interviste che la trilogia della città di Capo sia un romanzo ironico che faccia ridere. Probabilmente ha fatto ridere solo lei. Però lei dice che ha fatto di tutto in questa video intervista per alleggerire. E sentite come. Lei svela in un'intervista. A un certo punto le storie diventano insopportabili per la verità stessa. Allora sono obbligata a cambiarle. Abbellimento è rifiutare di descrivere la vera solitudine di Lucas e inventare una via di uscita.
In realtà la via di uscita che lei inventa è ancora più lacerante delle precedenti ed ha tutte le infinite variabili possibili alla vita disperata di chi deve andare via, di un rifugiato. Dal taccuino tedesco. Fu così che venni a sapere in modo definitivo come nascono i bambini. Avevo 17 anni e preparavo gli esami di maturità con un'amica del Viale Elena. Il Viale Elena era stato costruito in periodo umbertino ed era ombreggiato da due file di pini regolari come i palazzi signorili che facevano da frangente da un lato al vento di mare, dall'altro ai poveri della via Torretta. Ciascuno di noi, due ragazze, aveva i propri modelli di donna o fantasmi interiori. Per me, che appartenevo a una famiglia colta ma decaduta economicamente e che per varie vicissitudini ero un outsider, tanto a scuola che nella borghesia napoletana, e il fantasma amato era Anna Maria Ortese, che pochi anni prima aveva frequentato quel viale, per la mia amica che apparteneva a una famiglia più incolta ma in rapida ascesa sociale, il fantasma era GL, donna bellissima, elegante, libera. Attorno ad ambedue i fantasmi femminili aleggiava il peccato, quello di comunismo attorno ad Anna Maria Ortese, quello di sesso attorno a GL. Si studiava allora fino alla Seconda Guerra Mondiale, eravamo al capitolo sul nazismo. Sai, mi raccontò la mia amica, cosa facevano le donne incinte al momento del parto nei campi di concentramento? Legavano loro strette le gambe, così il bambino non poteva uscire e morivano tutti e due. Fui così definitivamente sicura che i figli non uscivano dall'ombelico e arrossii quando lo seppi, in parte per la rivelazione ricevuta, in parte per la mia ignoranza. Fino ad allora i misteri delle donne erano per me racchiusi più nel ventre che nel sesso. Seppi quindi nel medesimo istante una verità semplice e naturale e tutto l'orrore possibile al mondo: imprigionare, legare, torturare, uccidere. Ebbi allora anche un'altra importante rivelazione, cui forse risale il mio amore per le parole appropriate. La mia amica aveva detto in un primo tempo morivano tutti e due, poi, o vedendomi perplessa o volendo spiegare meglio quel tipo di morte, aveva aggiunto, cioè scoppiava il ventre della madre e il bambino moriva soffocato. Io dissi, insomma, schiattavano. Era un verbo molto forte. E sapevo che non apparteneva alla lingua italiana come veniva intesa nel mio ambiente, ma decisi che era l'unico verbo appropriato e che nella lingua italiana lo avrei introdotto. Questo taccuino tedesco, da cui viene una voce che, come sentite, è una voce che costantemente è compromessa con la lingua madre, con il napoletano, ma ovviamente contiene dentro la lingua di una lettrice coltissima, come lei stesso dice, finissima, è in realtà un libro che è uscito postumo. È un taccuino stato curato da Valentina Di Rosa e dalla famiglia di Fabrizia Ramondino e che uscì per Nottetempo, ormai dopo la sua scomparsa, e sono tutti diari dal 1954, questa che vi ho letto è la prima pagina, fino al 2004. Curiosamente Fabrizia Ramondino si trovava a spostarsi da sud verso nord e la sua ragione di spostamento, una ragione profonda, una ragione legata anche al senso appunto della sua lingua, all'identità, al voler fuggire, al voler ricostruire, al non voler essere schiava di un luogo a cui era legata e al tempo stesso a non poter fare a meno di usarne le parole come lo schiattare che dava così chiaramente contezza di un'identità, la portava in qualche modo sempre a essere lontana, distante, in qualche modo anche separata dal mondo che in fin dei conti voleva raccontare. Negli ultimi anni della sua vita, prima di trasferirsi definitivamente a Itri, visse nel centro storico di Napoli, in un palazzo antico straordinario con una lunga storia collegata alle presenze di Goethe a Napoli, che è una cisterna romana, che aveva sotto, ancora sotto, un teatro che si è chiamato per molti anni TIN, teatro instabile.
Palazzo Spinelli, ed era nell'angolo della città dove c'è l'antico purgatorio ad arco, dove c'è la venerazione delle capuzzelle, cioè delle teste dei morti, in una famosa chiesa napoletana, ma c'è anche un triangolo esoterico, molto antico, insomma, in uno dei posti dove lei non poteva più fare a meno di fare i conti con la sua identità napoletana e contemporaneamente era del tutto immersa nelle realtà dei dimenticati e dei più poveri. I dimenticati e i più poveri erano diventati in qualche modo il suo argomento, il suo tema. In molti dei racconti che lei ha scritto e sono pubblicati da nottetempo negli ultimi anni, Il calore, per esempio, racconta di una città dove ci sono moltissimi senza dimora, moltissimi folli che si sono persi per le strade, persone che tornano e che non riconoscono più la sua città. C'è un racconto bellissimo che si intitola Il fratello di Enzino, dove il barbiere dell'Anticaglia, che è il più antico decumano napoletano, il più alto, il meno conosciuto, torna a Napoli dopo molti anni e rientra nel centro storico, cammina e non riconosce più i luoghi e dice: ma qua ci sono tante città sopra, sotto, a quale appartengo? Sono tutte belle, sono false, dove sono le persone che io conoscevo? Forse tutto è cambiato, anche i bar di Via Duomo, quei bar che frequentava, quelli che offrono le paste grosse perché sono più buone da una parte, ma in realtà servono a togliere la fame a chi ha pochi soldi da spendere. Anche questi bar, i negozi degli abiti da sposa, non sembrano più esserci. Sta parlando in realtà in questi racconti scritti negli anni 2000 della Napoli degli anni 70, già completamente cambiata. E nel centro storico le sembra di incontrare che si sta vendendo, sta facendo le marchette, un suo vecchio compagno d'infanzia che si chiama Enzino. Enzino lo riconosce e non lo riconosce, lo fa avvicinare, travestito di Enitacchi, è molto bello, e dice: ah, ma tu sei Enzino, perché si chiamano tutti e due Enzino, e come stai e che stai facendo? Chiacchierano, però il barbiere poi se ne va e non è convinto di questo incontro, non è sicuro di aver incontrato il suo vecchio amico, come non è sicuro di aver incontrato la sua città. E una volta che si è addentrato ritrova tante altre persone che conosceva. Si ricorda per esempio di quando da bambini nel suo negozio di barbiere tutti questi compagni, compreso Enzino, venivano e facevano il parto dei femminili, giocavano con le bambole, facevano partorire alla bambola tutti gli oggetti, scrive Fabrizia Ramontino, compresa una gondola veneziana. E a un certo punto, come dire, nella confusione di queste tante identità che si moltiplicano, lui una notte reincontra Enzino ed Enzino gli racconta finalmente come stanno le cose. Gli dice: no, tu non hai incontrato a me, hai incontrato a mio fratello fa l'operaio, è una persona seria e sposata, però un poco si scoccia, vuole alternarsi con me e così qualche volta si traveste da me e viene nei giorni in cui sa che ci sono clienti che non vogliono fare niente, soltanto chiacchierare, e io invece vado a casa vestito come lui, sua moglie fa finta di non conoscermi, mi dà da mangiare, io la faccio truccare, poi le faccio le foto, la metto a dormire e così ci alterniamo placidamente fra i Enzini. Come i fratelli. All'inizio non c'era che una sola lingua, gli oggetti, le cose, i sentimenti, i colori, i sogni, le lettere, i libri, i giornali erano quella lingua. Non avrei mai immaginato che potesse esistere un'altra lingua, che un essere umano potesse pronunciare parole che non sarei riuscito a capire. Perché avrebbe dovuto farlo? Per quale motivo? Sempre da analfabeta. È per questa ragione che definisco anche la lingua francese una lingua nemica. Ma ce n'è un'altra di ragione, ed è la più grave. Questa lingua sta uccidendo la mia lingua materna. Dopo la trilogia esce un altro racconto, un romanzo breve che si intitola Ieri. Anche Agota, o come lei si definisce, Agota, perché nella Svizzera francese, decide di scrivere qualcosa su chi non ce l'ha fatta, sui suoi amici che sono scappati dall'Ungheria, sono andati in Svizzera come rifugiati, ma si sono suicidati. Vuole dedicare un racconto a loro, ma non ce la fa. Nasce Ieri, che è un racconto dove si parla di Tobias. Questo racconto è molto importante, molto interessante per la ricostruzione autobiografica che Agota sta cercando di fare, della sua identità, di queste bugie della memoria che sta dicendo, per completare e tenere in qualche modo su il puzzle, il mosaico di se stessa.
Tobias e lei, perché Tobias scappa dal suo paese e lavora per 8 anni in una fabbrica di orologi. E intanto sogna di scrive mentre lavora nella fabbrica. Tobias fa questa vita e sogna la donna della sua vita, proprio se la immagina come deve essere, che è Line. Line come il nome di sua madre. A un certo punto arriva Line, ma Line non è la Line che lei sogna, che lui sogna, è un'altra Line. Ma lui a un certo punto dà le stesse fattezze del suo sogno perché deve trovare la sua ossessione, Line diventa la sua ossessione, ma Line è anche Agota. Perché Line è scappata dal suo paese seguendo il marito professore con un figlio piccolo. Per cui in questo breve racconto c'è Tobias il protagonista che è Agota e Line che è Agota. E soprattutto qui finalmente ricompare, si trova a unisce i puntini e vedi dove sono le madri nella scrittura di Agota, una madre. Tobias, se Lucas e Klaus sono i figli di Cagna, Tobias è figlio di puttana. Perché? Perché sua madre è la prostituta del paese. Tobias uccide la madre e il padre, che è un cliente della madre, dopo un amplesso li pugnala insieme e scappa. E nella nuova città, dove lui fa orologi, si deve costruire una nuova identità. E questa è la storia, mettendo se stessa al maschile e al femminile, in cui lei cerca di ricostruirsi. Line, peraltro, è la sua sorellastra. E Line racconta tutta un'altra vita di quello che era suo padre. Dunque, come nella trilogia, anche qui, in ieri, Agota ricostruisce i fatti dando dei fatti completamente diversi, perché crede fermamente che le bugie della memoria siano quelle che aiutino a salvarsi. Ma qui racconta delle madri. Qui c'è la madre, di cui parla spesso all'inizio Tobias, e racconta della biografia. Che cosa pensa a volte della biografia o dell'autobiografia? Lo dice esattamente qui. Il medico mi domanda: perché ha scelto il nome Line per la donna che attende? Io gli dico: perché mia madre si chiamava Line e io l'ho molto amata, avevo 10 anni quando è morta. Lui dice: mi parli della sua infanzia. Non aspettavo la mia infanzia, tutti si interessano alla mia infanzia. Me la sono cavata bene con le sue domande idiote. Avevo una mia infanzia pronta per ogni occasione. La mia menzogna era davvero perfetta. L'ho già utilizzata parecchie volte. L'ho raccontata a Yolande, ai miei rari amici e conoscenti, ed è la stessa storia che racconterò a Line. Sono un orfano di guerra. I miei genitori sono morti sotto i bombardamenti. Sono l'unico sopravvissuto della famiglia. Non avevo né fratelli né sorelle. Sono stato allevato in orfanotrofio, come tanti altri ragazzini a quei tempi. All'età di 12 anni sono scappato dall'orfanotrofio e attraversato la frontiera. È tutto. È tutto? Sì, è tutto. Non vado certo a raccontare a lui la mia vera infanzia. E la vera infanzia non esce da nessuna parte, perché tutte sono vere infanzie, tutte sono infanzie possibili di bambini, di donne che sono fuggiti per sopravvivere. Ma qui inizia con questo secondo romanzo e poi con un sacco di altri pezzi per il teatro a ricostruire delle figure di madri. Come tu dicevi, la figura della madre anche in Agota non è immediata e viene recuperata. Leggendo questo sulla madre di Tobias, che appunto è il figlio di puttana, e Lucas e Klaus, che sono i figli di Cagna, mi è venuto in mente un altro lavoro di una donna, anche qui negli anni Ottanta, Ingrid de Kock, una scrittrice e poetessa sudafricana, che passa, scrittrice bravissima, che raccoglie le testimonianze delle madri che sono sopravvissute a torture, a fughe, a tentativi di ribellarsi in Sudafrica. E i loro racconti li rammenda, li tesse uno con l'altro per dare un'identità unica a questa grande donna madre che deve fuggire per sopravvivere. E questa poesia si intitola Rammendo. So che ti piace, Anna Poma, l'ho fatto per questo. Dentro e fuori, indietro, dall'altra parte, il gesto rituale congiunge la stoffa, i punti sono i versi di un chirurgo, un sigillo cinese, la pantomima della stampa.
Poi traccia, poi scia rossa, crescono croste, stigmate dal filo, cronaca di cotone congelato, istogramma di lividi e ferite. La donna intenta la sua antica arte, l'ago congiunge mentre sfreccia e sfregia, scrive, segna, sutura, il rammendo invisibile del cuore. E questo è quello che fa a Gotha. Con il filo della narrazione dal quale nella trilogia della città di Cappa è evidente, scende sangue, il sangue della sofferenza, del dolore, come ieri che dovrebbe essere la storia dei suicidi, ma in realtà è la storia di mille storie possibili, a Gotha sutura, segna, rammenda, sfregia, scrive, ma soprattutto congiunge le realtà del cuore di molte donne. Il 1980 è l'anno, come dicevamo, dell'uscita di Altenopis, ma è anche l'anno di altre straordinarie uscite in direzioni molto differenti. La letteratura italiana si sta riprendendo lo spazio della narrazione. Probabilmente vi ricorderete che è l'anno del Nome della Rosa, per esempio, ma è anche l'anno in cui esce Altri Libertini di Pier Vittorio Tondelli. Quindi sono direzioni diverse. Nessuna più diversa da quella appunto che Fabrizia Ramondino ha intrapreso per creare congiunzioni e ricostruire legami con se stessa, con la sua identità, col suo impegno politico che evidentemente con il passare del tempo si sta confrontando, come per tutta la sua generazione, con dei cambiamenti irrimediabili, ma anche con un grande evento che coinvolge tutte le persone che abitano in Campania, non soltanto a Napoli, è l'anno del terremoto. Questo terremoto così importante, che ha segnato e spezzato intere generazioni, ritorna costantemente nelle sue scritture. Lei collabora per alcuni anni anche con Mario Martone, la sceneggiatrice dell'Amore molesto e di Morte di un matematico napoletano, e con Teatri Uniti, con il gruppo di teatro appunto in cui, ma di cui Martone è una delle teste pensanti, mette in scena Terremoto per madre e figlia, che è l'unica pièce teatrale che lei abbia scritto, che comunque fra le cose che lei ha scritto è stata poi effettivamente rappresentata, dove lei mette in scena le difficoltà di rapporto con sua figlia e la sua personale difficoltà. Lentamente l'abitudine e il piacere del bere sono diventati una vera e propria patologia. Fabrizia è a tutti gli effetti un alcolista. E mentre negli anni la sua produzione letteraria incalza e dopo Altenopis vengono fuori dei titoli che hanno una straordinaria fortuna momentanea e poi purtroppo scompaiono, per esempio Guerra d'infanzia e di Spagna, dove la protagonista, una protagonista maiorchina, è nata con una coda di scimmia, come succede con immediata eco nei racconti di Kafka o nei racconti di Arpino, e questa coda poi le è stata tagliata. Ma lei ha capito, poiché questa coda tagliata le è rimasta come una specie di stigma addosso, che l'umanità forse ha aspetto di scimmia, ne ha conferma una notte, quando suo padre, mentre lei è ancora piccola, le fa una visita. Una visita come non fanno i padri, scrive Fabrizia Ramondino. Lei viene violata da bambina e da quel momento si vendicherà del padre, si vendicherà degli uomini, ma finirà poi anche con l'avere un uomo, un artista, un pittore, alcolista a sua volta, che ha l'aspetto vagamente di una scimmia. Oppure nei altri racconti dove la sua infanzia, la sua adolescenza ritornano, rielaborate, modificate, storie di patio, ci sono molti libri che vengono prodotti nell'arco di un ventennio, uno più bello dell'altro. Ma è poi un momento importante, nel 1998, quando Fabrizia deve rifare i conti con il suo impegno e con le persone che ha frequentato in gioventù e con cui è sempre strettamente in contatto, a chiederle una collaborazione è Assunta Signorelli, che dirige in quel momento il centro di Trieste, il centro donna, ed è collegata con il centro di salute mentale di quella città, con l'ospedale San Giovanni. Chiede a Fabrizia di raccontare le donne che sono ricoverate nel centro donna, che chiedono aiuto al centro donna, e Fabrizia, purtroppo ormai da alcolista cronica, si fa ricoverare, si fa mettere nel reparto di TSO e di TSV e quindi sta dentro per diversi mesi costruendo le pagine di questo libro, oggi purtroppo introvabile, che è
passaggio a Trieste. Dentro questo libro racconta, in un reportage di straordinaria intensità, tutte le donne che sono lì ammalate, come ammalata è anche lei, che hanno perso l'equilibrio alla fine del libro, con una di loro che non riesce mai a tenersi in piedi, si abbracciano trovando l'equilibrio nello stare insieme, nell'essere legate, nel mantenersi a vicenda. E fra le molte cose straordinarie raccontate in questo libro c'è una pagina, lei riflette costantemente sul cinema e la letteratura mentre racconta le storie personali delle pazienti e scrive: «Non so cosa sarebbe accaduta a Frida Kahlo se non fosse diventata la moglie di Diego Rivera, mentre sappiamo ciò che è accaduto a Camille Claudel, allieva e amante di Rodin, della cui opera egli si è anche appropriato. Né sappiamo cosa sarebbe accaduto di Colette se non si fosse liberata del marito. So invece con certezza quanto sia stato e sia ancora difficile per le donne esprimersi, soprattutto nel campo intellettuale e artistico. Perché se l'irruzione delle donne nel dominio degli uomini, professioni, affari, persino guerre, è stata bene o male tollerata, la loro capacità di realizzare un'opera, un quadro, un libro, una sinfonia, li disorienta molto di più. Nell'esperienza artistica, infatti, il corpo si tramuta in stile e si sottrae, perciò, a ogni controllo. Ora, se l'uomo può contrapporsi a un corpo di donna fino a violentarlo e a ucciderlo, di fronte a un corpo trasformato in stile, è impotente, come dinanzi a un fantasma. E parlando della donna che le ha ispirato questa riflessione, una pittrice, Amalia, schizofrenica, lei dice: «Mi auguro allora che il fantasma di Amalia vada ad agitare i sogni degli uomini della sua vita e che lei, di cui non so più niente, ritrovi il suo stile di artista». Veramente Agota Christoph parla, costruisce dei personaggi principali femminili, nonostante Tobias sia anche lei, nonostante Lucas sia anche lei nella trilogia, perché lei lo dice che uno è lei, uno è il fratello, nonostante lei sia nei personaggi maschili, raramente lei parla di tesse dei personaggi femminili, tranne La Vendetta. La Vendetta sono dei brevi racconti, brevissimi, due pagine, non ci sono nomi, non ci sono luoghi, non ci sono aggettivi, ma uno di questi parla al femminile ed è una cosa molto rara, appunto, se non l'unica, credo. E un piccolo racconto che si intitola Casa mia sarà una delle prime cose che pubblica, perché le poesie escono postume. Casa mia. Sarà in questo hai un'altra vita, anche qui, un'altra vita qui o lì. Tornerò a casa, fra gli alberi urleranno, fuori gli alberi urleranno, ma non mi faranno più paura, e neanche le nuvole rosse né le luci delle città. Tornerò a casa, una casa che non ho mai avuto, o troppo lontana perché me ne ricordi, perché non era, non è mai stata veramente casa mia. Domani, finalmente, avrò casa mia, in un quartiere povero di una grande città, un quartiere povero, perché come si può diventare ricchi con niente, quando si viene da altrove, da nessuna parte e senza il desiderio di diventarlo? In una grande città perché le piccole città non hanno che qualche casa cadente, solo le grandi città hanno strade e strade buie all'infinito dove si rifugiano quelli come me. In queste strade camminerò verso casa. Camminerò in queste strade spazzate dal vento, illuminate dalla luna. Donne obese che prendono il fresco mi guarderanno passare in silenzio. Saluterò tutti, piena di gioia. Bambini quasi nudi mi ruzzoleranno tra le gambe, li prenderò in braccio ricordando che i miei saranno grandi, ricchi e felici da qualche parte. Li accarezzerò, questi figli di chiunque, e regalerò loro cose luccicanti e preziose. Rialzerò anche l'ubriaco caduto nel canale di scolo, consolerò la donna che corre gridando nella notte, ascolterò le sue pene, la calmerò. Arrivata a casa sarò stanca, mi distenderò sul letto, un letto qualunque, le tende ondeggeranno come ondeggiano le nuvole, e così il tempo scorrerà via, e sotto le mie palpebre scorreranno le immagini di quel brutto sogno che fu la mia vita. Non mi faranno più male. Sarò a casa mia, sola, vecchia,
e felice. Dunque l'anonimato di chi non ha più il proprio altrove e la voce che vuole dare a tutti. Vorrei leggervi la poesia che ha dedicato a questo libro. Beh, se Fabrizia Ramondino non viene più purtroppo ristampata, ripubblicata, Agota Christoph ha la grande fortuna di essere emigrata in Svizzera, dove l'editore Casagrande la sta ripubblicando. Ma è lo stesso destino che abbiamo visto lo scorso anno con Janet Frame, che non viene più ripubblicata. Le grandi donne che hanno scritto negli ultimi decenni è difficile da trovare. Quello che non le è riuscito in Ieri, che voleva dedicare a tutti i rifugiati che non ce l'avano fatta, che a un certo punto si sono suicidati, è riuscito in poesia, in questo piccolo libro che ha un titolo poco da poesia, che è Chi odi, e finalmente riesce a parlare di tutti quelli che non ce l'hanno fatta. E il titolo è E bella la corda. Ritorno sempre da te, eppure è talmente inutile. Sono scivolose le foglie che marciscono nel fango e la mia nuca sudata spia da angoli sporgenti di feroci muri di pietra il silenzio. Amo l'inutile, il silenzio, il vuoto, me. Ed è bella la foglia che marcisce nel fango, anche la paura è bella e la pioggia, il fango, lo sporco, l'autunno senza sole. E amo gli amici morti che non sono riusciti a sopportare la lontananza, e bella è la corda quando culla corpi freddi, e bello è il veleno, il gas e il coltello. Nemmeno pena mi è arrivata più da te, solo silenzio. Le albe perdono il loro senso, più bello di una nuvola, più dimenticante del vento, più rannuvolato dell'autunno il nostro amore. Le notti hanno dimenticato. Ancora da passaggio a Trieste, in un dialogo con un'altra paziente ricoverata come lei, a una telefonata, era mia figlia, dice, dalla Germania, una figlia, e lei, se potesse abbandonare il linguaggio comune, come direbbe, come sentirebbe di dire, per esempio, ho una figlia, ho fatto una figlia? Rimango un po' imbarazzata dinanzi a questa domanda inconsueta e a questa donna così spiazzante rispetto a quelle che ho conosciuto finora al centro. Mi sento come sottoposta a un esame severo, ma spero di superarlo. Se dico ho una figlia, mi sembra di mettere l'accento sulla proprietà privata. Se dico ho fatto una figlia, mi sembra assurdo perché non l'ho fatta io. Mi sentirei piuttosto di poter dire una figlia mi ha attraversato, insomma ha usato il mio corpo per nascere, ma potrebbe dar luogo a fraintendimenti, per esempio implicare una rinuncia alla responsabilità, alla scelta. E perché mai? Vede questo bicchiere sul tavolo? Non è mio, non l'ho fatto io, non per questo lo getto per terra, anzi bevo da esso e poi lo vado a lavare e riporre. Se poi ho le convulsioni, non rispondo di me, ne sono attraversata, come ha detto lei, rispetto alla gravidanza. Sì, le anticipo la domanda, soffro di crisi epilettiche, e le anticipo un'altra sua domanda, non ho figli. Vede, sono diventata un'adolescente a 8 anni, quando ho avuto la prima crisi, almeno quella che ricordo, e sono rimasta un'adolescente. Nel taccuino tedesco, dopo che questo libro ormai era in qualche modo uscito e consumato, negli ultimi anni scrive su Napoli Fabrizia Ramondino a proposito della maternità. Chi non è vissuto in una città balia, ma solo in una città madre, difficilmente potrà comprendere come le ordinate costellazioni celesti a immagine dell'ordine terrestre, spirituale, sociale, politico, siano indifferenti al napoletano, mentre nella Via Lattea egli ritrova quell'indistinto luminoso brulichio privo di forme e di nomi, quel caos chiaro e nutriente, specchio celeste della sua città. È come se lentamente, anno dopo anno, Fabrizia avesse capito
che il suo legame con lo stile, quel suo essere appunto corpo e stile contemporaneamente, il suo essere legata alla città e non potersi in qualche modo svincolare, anzi alla fine non volersene svincolare, il suo legame con la figlia, tutte queste cose fossero diventate un'unica materia, un unico tessuto. E dire di Napoli, città da cui sempre ci si allontana, da cui per generazioni tutti quanti vanno via e che però non è possibile mai veramente lasciare, che è una città balia, e forse l'ultimo gesto che lei compie, ricongiungendo le migliaia di pagine che in 30 anni ha scritto e poi nella parte della sua vita dove sembrava non dovesse scrivere, ha comunque continuato a rappresentare, mettendo insieme tutte le parole del suo esilio, un esilio che però non è mai stato così affollato e bello come nei suoi romanzi. Agota Christoph non è mai, quasi mai uscita da casa sua in Svizzera, una casa piccola con una camera con un letto singolo e un tavolo. Le sue traiettorie erano dal tavolo alla camera, dalla camera al tavolo. Una libreria di ferro come quelle di quando eravamo bambini, con i bulloni, con tutti i suoi libri. È stata madre, è stata figlia, ma ciò che ha attraversato, per riutilizzare le tue parole, per ricostruire il suo passato, per ricostruire la sua identità e creare un presente in grado di tollerare il passato e di sopportare un futuro, perché anche quello non poteva saperlo, ciò che ha attraversato e si è fatto attraversare dai suoi personaggi. Personaggi tutti che sono fuggiti, fuggono e non torneranno quasi mai, i quali pensano, ricordano e hanno in tasca pezzi del passato che però non gli serve assolutamente a nulla, come abbiamo sentito in Josefina Topekovic, che devono ricostruire, come in Ingrid de Kock, con il filo, il sangue, suturare il presente dal passato. Lei si è lasciata attraversare e attraversato con tutti questi personaggi, non sono molti, non ha scritto moltissimo, però quello che ha scritto, e soprattutto ha lasciato la memoria. E di questo la ringrazieremo per sempre, di cosa voglia dire vivere in un altro paese, di quello che voglia dire doversi ricostruire. E quello di cui ringrazieremo per sempre anche Maria Lamer, che è stata spesso citata in questo festival. Senza di lei tutto quello che era quella legge di eugenetica in Svizzera non l'avremmo mai conosciuta, con le sue parole, con la sua durezza. E tutti i pensieri che ha lasciato per riconoscere poi attraverso la sua letteratura quelli che sono stati come lei. E per chiudere leggo questa poesia dal titolo Emigranti. Camminate leggeri su strade dritte che non portano da nessuna parte. Noi ci sorridiamo come freschi innamorati, mi guardavano pensose le case e i giardini, non lasciano alcuna impronta su di voi, sgusciate come nubi sopra torri e monti. I vostri piedi sono senza radici, non si feriscono. Da grande distanza guardate i vostri dolori. Senza anima, scaturiti da voi. Il domani ormai alle vostre spalle, le nostre mille speranze, annuiscono in lacrime, abbracciamoci veloci, dalle vostre labbra immobili sale il fumo, così triste della canzone morte. Frusciando a bianchi gli alberi sul ciglio della strada e voi salutate con mani prive di luce, finché vi sciogliete nella corsa di un treno mattutino, frastornati dallo sferagliare delle ruote. Allora, per chiudere, un omaggio al festival a questo punto, come giusto che sia, sempre da Passaggio a Trieste, la definizione del matto. Si parla dei tarocchi. E il matto è la verità di ogni carta, è proiettore, regista, scenografo, schermo e spettatore che si esteriorizza in tutte le carte, è il principio e la fine, l'alfa e l'omega, è l'uomo di sale della tradizione buddista che voleva vedere di cosa era fatto l'oceano, entrò nell'oceano e non ne uscì più. Così il matto compare all'inizio del gioco, si scioglie dentro ogni carta per riapparire alla fine di nuovo come il matto.
ma c'è anche una diversa interpretazione della follia del matto, che nei mazzi tradizionali è raffigurato brutto, con un cane e un gatto o una lince che gli strappa le calze, scoprendogli il culo. In questa il matto si manifesta invece chiaramente nella sua sublime doppiezza di pazzo e illuminato. Il pazzo è savio, il savio è pazzo. All'inizio del gioco il matto è la coscienza incosciente, incosciente della sua coscienza. Alla fine è l'incoscienza cosciente. Il matto sta sul dirupo, un piede fuori che pende nell'abisso, è sospeso nel vuoto e non è consapevole. Sta guardando le stelle ed è tanto felice, la sua testa deve essere piena di sogni. Il matto è anche il mistico Baul, e Baul in sanscrito vuol dire appunto matto. I Baul non hanno nulla, nessuna scrittura, nessuna chiesa, nessun tempio, nessuna moschea, niente di niente. Un Baul è un uomo sempre sulla strada, non a casa, non a dimora. Dio è il suo unico rifugio, il cielo è il suo unico riparo. Un matto è qualcuno che continua ad avere fiducia. Un matto continua a fidarsi a dispetto di tutte le sue esperienze. Tu lo inganni e lui ha fiducia in te. Tu torni a ingannarlo e lui si fida ancora di te. Di nuovo lo inganni e lui continua a fidarsi. A quel punto dirai che è matto. La sua fiducia è incredibile. La sua fiducia è così pura che nessuno la può corrompere. Qualche domanda? Questo è un grande momento, sempre domande, non so bene mai se sia bene che qualcuno le faccia o che non si facciano.